Il libro sono circa 60-70 storie in questa prima edizione. E siccome sono storie brevi, abbiamo detto, la mia ipotesi, la mia impressione è che possa, attraverso il passaparola, cosa che è già successo, dare vita e dare il via a una sorta di processo al contrario. Io immagino questo libro sotto gli ombrelloni la prossima estate, che diventa il motivo per poter in qualche maniera interagire, un po' come ognuno di voi, hai letto i vari riferimenti, e quindi riportare il rapporto dalla rete alla realtà. È una chiave di lettura, come dire, fattibile o verosimile? No, diciamo certamente. E questa è una cosa che tra l'altro mi vede impegnato in prima persona, perché adesso ho questo rapporto con migliaia di persone con cui si è stabilito, alcune le ho incontrate anche in un piccolo rendezvous che ho organizzato a Torino ed è stato bellissimo. Però adesso io voglio dare una forma fisica a questa avventura, quindi ci tengo tanto adesso ad incontrare nelle presentazioni che faremo del libro le persone che fino adesso ho visto, di cui ho visto solo i commenti, no? E questa è una cosa che mi piace molto, perché il libro è partito proprio dalle persone che facevano i commenti, quindi io credo di dovere a loro sicuramente, diciamo, un sacco, nel senso che mi hanno stimolato, mi hanno detto vai avanti, e adesso io li voglio incontrare. Adesso aspetto l'uscita prossima del libro per poter avere tante occasioni di vedere e di conoscere le persone con cui si è già interagito, con cui interagisco già quotidianamente, perché questo è un aspetto da sottolineare. Cioè io ho proprio un indice di reazione molto elevato come pagina Facebook, perché ci tengo a dare immediatamente, quanto prima ovviamente, perché c'ho anche da lavorare nel frattempo, però voglio dare delle risposte subito, quindi domande che mi vengono fatte nel giro massimo di 1-2 ore io rispondo sempre, e questo è molto apprezzato. È veramente il contatto in qualche maniera, come dire, in tempo reale. L'incontro con Radici Future. Questo libro è stato accettato e deciso di essere pubblicato da questa nuova casa editrice, e che è anche un po' sui generis tra i vari prodotti della casa editrice. Come è avvenuto e quali sono i risultati? Ma l'incontro è stato, diciamo, agevolato da un amico che mi ha creato questo contatto, ma poi quando ci siamo incontrati con le persone della casa editrice è stato un attimo, diciamo, piacersi e vedere che quello che io stavo scrivendo, che continuo a scrivere, è una cosa che può andare, che piace. L'editore è come il produttore, quindi come uno che decide di fare un film, decide di fare un libro. Quindi Radici Future ha deciso di puntare su questa cosa, io sono stato molto contento perché si è stabilito subito un rapporto molto bello, e penso che faremo un bel po' di strada. È un'azienda giovane, una casa editrice giovane, indipendente, e ha bei progetti, e quindi io, diciamo, essendo un neofita, mi sono trovato assolutamente subito bene, no? E rispetto agli argomenti che vengono trattati dalla casa editrice, quello che faccio io aggiunge un po' di sale in più, no? Vivacizza. È sostenuto già da un pubblico in tutta Italia, perché la rete è presente, diciamo, con i miei followers sono in tutta Italia, e quindi io sinceramente, anche nell'intimo, spero che il successo del libro sia poi veramente un successo anche di Radici Future. Allora, avanti c'è un post e poi
un modo di presentarsi non tanto misterioso, quello di usare uno pseudonimo che poi è facilmente leggibile, Mark McCandy con Marco De Candia. Avanti c'è un post, che cosa c'è dopo questo libro in programma? E beh, adesso dopo il libro sto facendo mente locale su quello che può essere il prosieguo. Mi faccio delle domande, cerco di darmi delle risposte, cioè nel senso mi chiedo: Marco, ma tu c'hai tanta benzina per scrivere, per fare lo scrittore? No, questo diciamo non lo so, anche se adesso andando avanti nello scrivere sul blog mi sono industrializzato e quindi rimane per me il diktat principale è di dare ai miei lettori e lettrici un contenuto al giorno, perché così si stabilisce un rapporto veramente indissolubile, perché sennò altrimenti è difficile avere delle persone. Per quanto riguarda i contenuti, io posso dire che mi piacerebbe scrivere per un film, no, una sceneggiatura mi piacerebbe scriverla. In fondo nei racconti sono mini sceneggiature a volte, no? Di colloqui, eccetera. Quindi quella è una cosa che mi piacerebbe molto. Cioè i contenuti che creo adattarli a situazioni. Per esempio, una situazione assolutamente in linea con i tempi è il fatto che le aziende, soprattutto di una certa visione, utilizzano lo storytelling per raccontare quelle che sono, no, i valori aziendali. E questo è importante, e ho già visto e l'ho sperimentato, come è bello creare delle storie su dei valori delle aziende, diventa un complemento importante alle strategie di marketing, a come si presenta l'azienda. Quindi io che ho la capacità magari di scrivere piccole storie, mi piacerebbe per delle aziende scrivere, sperimentarmi, cimentarmi in quest'altro tipo. D'altronde io la mia attività è nelle aziende, la mia attività professionale, quindi conosco benissimo i temi dello sviluppo, dell'innovazione, dei valori che ci sono all'interno delle imprese grandi e piccole, e quindi è una cosa che mi piacerebbe fare. È un po' come dire, fare mettere insieme l'utile e il dilettevole. È anche questo uno dei motivi per cui un personaggio che probabilmente in qualche storia si è pure immedesimato, come Emilio Solfrizzi, ha deciso di presentarti proprio all'inizio del libro. Sì, Emilio è stato veramente molto carino a voler scrivere, a volermi fare un in bocca al lupo corposo sotto forma di una prefazione che abbiamo messo nel libro. E lui è un attore di grande esperienza, ha tanti anni, e conosce il mondo, no, dello spettacolo, del cinema, della letteratura, e ci ha tenuto a scrivere questa cosa, e per me è stato un regalo immenso. Diciamo due leggerezze che si sono incontrate. E certo. In bocca al lupo per il libro. Crepi. E buon lavoro per i prossimi.